passiamo a parlare della progettazione della fognatura bianca. Le lezioni che abbiamo fatto finora erano funzionali a calcolare le precipitazioni che poi ci servono e a definire i concetti importanti del caso. A questo punto voi siete in grado di calcolare le precipitazioni che hanno un assegnato tempo di ritorno sulla, per esempio su un abitato, su un quartiere, e sono queste precipitazioni che poi useremo per andare a progettare la fognatura bianca pluviale. E vorrei dire che la parte di progettazione della fognatura è una parte dell'ingegneria che ha a che fare con l'idrologia urbana. E che cos'è l'idrologia urbana? L'idrologia urbana è lo studio dei deflussi che avvengono all'interno di una città. Questi possono essere dei deflussi di tipo fluviale, nel senso che la città è attraversata da fiumi che magari sono generati molto distante da dove si colloca la città, oppure deflussi di tipo pluviale, cioè generati dalla precipitazione che cadono sulla stessa città. Qui ne vedete rappresentata una. L'aspetto principale, naturalmente, la città è caratterizzata nei suoli e anche in vari aspetti idrologici dalla presenza degli edifici e delle funzioni che ci sono nella città. È una situazione assai più presente di quanto si pensi, perché il 50% della popolazione mondiale adesso vive nelle città, quindi diventa importante. In realtà invece l'idrologia si è sempre occupata con maggiore attenzione a problemi legati per esempio ai versanti, ai catchment non urbani, e quindi in qualche modo la parte di idrologia urbana da un punto di vista teorico è sempre stata relativamente trascurata. Ormai la popolazione mondiale vive in città, l'abbiamo già detto, e ci sono poi alcune città molto grandi, con milioni di abitanti, in cui l'influenza praticamente della presenza umana è ancora più rilevante, è ancora più importante. Per cui costruire dei metodi anche che vadano bene per queste situazioni è assolutamente importante. I sistemi idraulici con i quali abbiamo a che fare all'interno delle città sono un misto di sistemi naturali e sistemi artificiali, cioè naturali, quelli prodotti dalla naturale erosione dei suoli o dal naturale trasporto dell'acqua nei suoli. Artificiali sono quelli appunto che si sono andati via via costruendo per varie funzioni, prevalentemente per il drenaggio urbano. Questa che vedete sotto è una rappresentazione di una zona della pianura padana dove si riconosce in rosso e meandriforme una parte di un fiume, mi pare sia proprio l'Adige, e altre vedete una rete minore che è viceversa il prodotto dell'azione umana. Uno dei primi effetti uno dei primi effetti dell'azione umana è che i suoli cambiano non tanto di composizione chimica, perché sempre quelli sono, ma a volte cambiano, sono certamente disturbati. I suoli in generale sono costruiti in orizzonti. Per esempio, di solito qui abbiamo un orizzonte A superficiale in cui nel caso non urbano è ricoperto da erba o da vegetazione o da cose di questo tipo, e altri orizzonti che rappresentano man mano la storia evolutiva del suolo. Quando arriviamo in città, che cosa succede? La presenza di costruzioni fa sì che per esempio una parte del suolo o tutto il suolo sia
completamente asportato e rimpiazzato con altri tipi di materiale. Oppure il suolo viene compattato e quindi cambiandone le proprietà idrauliche di infiltrazione. Questo è un altro aspetto che correntemente molto studiato e di recente, per esempio, alcuni colleghi hanno pubblicato degli articoli su questo tema su Nature Geoscience, come dire, una delle riviste generaliste più importanti, tant'è l'importanza del tema. Come cambia in generale l'idrologia nel passare da una parte, diciamo, piuttosto naturale, come potrebbe essere quella che vedete rappresentata sulla sinistra, ad una parte urbana che è quella rappresentata sulla destra. Allora noi abbiamo rappresentato qui il ciclo idrologico, abbiamo un 100% di precipitazione che cade. Questa precipitazione va dove? Una parte va in quello che si chiama deflusso superficiale, questo runoff. In questo caso normalmente in una zona vegetata non cittadina, solo il 10% della precipitazione va in deflusso superficiale. L'altra cosa fa? Si infiltra per un 50% e per l'altro 40% invece evapora. In particolare l'evaporazione avviene attraverso l'effetto delle piante, la traspirazione. Quando invece ci spostiamo su un deflusso in una situazione urbana, che cosa succede? Beh, il primo effetto che vi ho già accennato nella slide precedente è la compattazione e la modifica dei suoli. La modificazione dei suoli in questo caso è quasi sempre unidirezionale, cioè cambia la capacità di infiltrazione dei suoli medesimi. L'acqua si infiltra molto di meno e come conseguenza potete vedere che si passa dal 10% al 55% di deflusso superficiale. Che significa che l'acqua cade in un luogo e invece di infiltrarsi scorre e ruscella in superficie, quello che i giornali chiamano cementificazione dei suoli, che in realtà non è propriamente cementificazione, perché in alcuni casi si tratta veramente di una copertura con materiali pressoché impermeabili dei suoli, in altri casi invece ci sono comunque molte azioni diverse. E quindi l'infiltrazione e l'evaporazione sono entrambe diminuite, in particolare molto diminuita l'infiltrazione, che ha un effetto, cosa che ha un effetto molto particolare. Se diminuisce l'infiltrazione, la prima cosa che diminuisce è il livello della falda. Il livello della falda che diminuisce anche per altri fattori, e in particolare per il fatto che se esistono all'interno della città delle infrastrutture di pompaggio, per esempio per le esigenze di un'area urbana, di un'area industriale, scusate, allora queste stazioni di pompaggio, questo lo avete visto in parte in meccanica dei fluidi, ma lo vedremo anche in una delle lezioni, in una delle prossime settimane, ha un effetto di abbassamento, il pompaggio ha un effetto di abbassamento della superficie della falda freatica. Questo può avere un effetto in una direzione e anche al contrario, perché per esempio nella città di Milano, quando le industrie sono state spostate dalla cintura interna verso la cintura esterna, appunto c'è stata una diminuzione del pompaggio delle acque di falda. E la ragione per cui le falde sono cresciute, per esempio, hanno allagato moltissimi parcheggi sotterranei. E Milano è piena di parcheggi sotterranei allagati da questo cambiamento poi anche di uso del suolo di natura urbanistica. Quindi cambia tutto il ciclo idrologico. Noi evidentemente siamo prevalentemente interessati qui ad uno di questi elementi, in particolare alla produzione di deflusso, perché se il deflusso passa dal 10% al 50%, significa che i corpi idrici superficiali, grandi o piccoli che siano, contengono molta più acqua di quanto non ne contenessero prima. Non solo i corpi idrici superficiali contengono più acqua, ma anche
la città intera è invasa dall'acqua e quindi quest'acqua deve essere drenata e portata via. E questo è proprio il compito della fognatura fluviale. O fognatura bianca, come si chiama da... come si chiama da tempo, insomma, ma bianca perché si supponeva che, che le precipitazioni fossero precipitazioni di acqua pulita, e questo molto genericamente non è nemmeno vero, nel senso che le piogge per esempio non possono portare anche polveri contaminanti, cose che, per esempio, piogge acide, ma soprattutto non è più vero quando poi l'acqua dilava le superfici che va a colpire. Per esempio, supponiamo che di essere su una strada, quando la pioggia colpisce la strada, nei primi momenti di pioggia tutto il particolato che si è depositato sulla strada viene dilavato, sono metalli pesanti, cose di composti chimici, idrocarburi, e quindi le acque non sono così bianche intese nel senso di acque pure. Diciamo che c'è un effetto, noi qui non siamo interessati agli aspetti di qualità delle acque, ovvero quelli chimici che vi ho appena elencato, siamo importati però alla quantità dell'acqua che viene prodotta. Se l'acqua ruscella in superficie, la velocità con cui si muove nello spazio è 10 o 100 volte più grande che si infiltrasse. Quindi aumenta la velocità dell'acqua in superficie, aumenta il tirante dell'acqua in superficie, e queste sono le situazioni tipiche. Possono sembrare non particolarmente pericolose, ma qualche volta lo diventano. Le cronache non mancano di riportare che quando c'è una precipitazione intensa qualcuno si pensa bene di passare con l'acqua in un sottopasso e ivi annega, essendo sommerso dalle acque. Mai fare questa cosa, nemmeno se vi viene la tentazione di farlo. È venuta persino a me una volta di passare con questa cosa lì, ci passi? Ma sì, ci passo. Dopo ho detto no, ho girato la macchina e sono andato dall'altra parte. In verità, siccome le città sono anche mega cities in alcuni casi, addirittura le precipitazioni cambiano, cioè le città a volte sono così grandi che riescono ad influenzare il comportamento dell'atmosfera, così tanto che cambia la quantità di precipitazione che vi cade, e non solo cambia, cambiano addirittura, può piovere o non piovere a seconda di quello che succede. Per esempio, c'è una spiccata differenza statistica tra la quantità di precipitazioni che cadono durante la settimana e nel fine settimana. Questo è dovuto al fatto semplicemente che varie attività umane si svolgono durante la settimana e non il venerdì, il sabato e la domenica. Quindi siamo diventati un agente globale, in particolare, siamo diventati anche un agente globale. Comunque quello che ci interessa è la nostra azione locale in questo caso. Qui vedete è un grafico del 2001, quindi sono passati 18 anni, ma voi eravate già tanti da un pezzo, andavate già alle elementari, mi pare, nel 2001. E qui vedete che queste erano le precipitazioni, e in particolare i picchi delle precipitazioni qui piedi cubici al secondo, cubic feet per second, però non importa, bastano le grandezze relative. Questa era prima dello sviluppo urbano, facciamo conto negli anni 70, e qui vedete gli eventi, i tempi riportati, la frequenza, ovvero i tempi di ritorno degli eventi. Come vedete, noi ci siamo mossi fino al 2001 aumentando sempre le precipitazioni, per cui quello che succede in pratica è che una certa precipitazione di una assegnata intensità accade con un tempo di ritorno
meno elevato di quanto non fosse diciamo 30-40 anni fa. In questo caso, se ne aggiungiamo altri 20, diciamo 50 anni fa. Quindi le precipitazioni, le fognature, per esempio, che sono state progettate per tempi di ritorno usuali, da normativa 10 anni, 50 anni fa, è probabile che non siano più sufficienti a trasportare l'acqua per le quali sono state progettate. In generale, queste conseguenze che vi ho elencato hanno vari effetti, il cui risultato finale è questo che vedete qui in fondo, perdita dei benefici dell'uso dell'acqua. L'acqua di per sé ha vari elementi di fruizione, vari sì, ambiti di fruizione contemporaneità si parla di ecosystem services, servizi ecosistemici offerti dall'acqua. E qui vedete, no, per esempio, c'è lo sviluppo urbano, diminuzione della ricarica delle falde, groundwater, diminuiscono, non solo aumentano le piene, ma anche diminuiscono viceversa le magre, diminuiscono le acque che ci sono nei corsi d'acqua, aumenta la concentrazione di pollutants che sono gli inquinanti e si ha una perdita della qualità delle acque superficiali. Un'altra situazione che vedete dipinta da questa parte è aumenta la imperviousness, e l'impermeabilità dei suoli. Nello stesso tempo le parti di fiumi o di corpi idrici superficiali viene canalizzata per gestire diversamente l'ambito urbano. Questo addirittura a Trento, per esempio, è stato fatto con il fiume Adige, che non è piccolo. Il fiume Adige faceva un grande meandro che lambiva il castello del Buon Consiglio e poi ritornava nella direzione dell'alveo attuale, praticamente andando per quella strada che unisce il castello del Buon Consiglio, dove c'è, vedete, vi ricordate dove c'è la Torre Verde, la pizzeria, oppure la Torre Verde, lì era la dogana che si pagava lungo il fiume, e praticamente sul lato del fiume tornava indietro poi nella direzione dove adesso c'è la palazzina della biblioteca in Piazza Dante. Se voi arrivate dalla stazione di Piazza Dante, dando le spalle alla stazione, sull'estrema destra voi avete una palazzina Liberty che ha un bar sotto, e poi all'estrema destra ancora avete un lago con gli spruzzi, giusto? Lì, esattamente dove c'è il lago, lì sotto passava l'Adige, e che passava dove adesso c'è il ponte che viene chiamato, che è il ponte di San Lorenzo. Quindi anche lì cioè è stato deviato il corso dell'Adige addirittura, e quel tratto, cioè un tratto di Adige, quindi che è un tratto canalizzato. Se voi andate a correre o a camminare lungo l'Adige, vedete che l'acqua in questo tratto scorre molto velocemente, proprio perché è stato tagliato il meandro, la pendenza è maggiore, la velocità dell'acqua. Comunque qui vi ho fatto la storia lunga, che forse non era neanche così congruente con il nostro tema, però l'idea è che tutte queste azioni, che vengono fatte anche più piccole, poi cambiano la formazione dell'onda di piene. Per esempio nel caso di dell'Adige aumenta la velocità di acqua e si perdono dei benefici d'uso. E allora, di fronte a queste azioni che vengono fatte sul territorio complessivo per l'evoluzione, se non vogliamo chiamarla sviluppo, dell'ambito urbano, c'è tutta una serie di modifiche del ciclo idrologico. Una volta, diciamo fino a 50 anni fa, l'obiettivo
delle costruzioni idrauliche in ambito urbano era semplicemente quella di prendere le acque in eccesso e di portarle fuori dall'ambito urbano, impedire quindi situazioni come quelle che vedete qua, impedire la piena pluviale, come si chiama. Oggi, viceversa, l'idea è che comunque ci si debba confrontare con tutti gli elementi della complessità urbanistica che si viene a creare, che quando si va a modificare il territorio si sia consapevoli delle modifiche arrecate all'idrologia. Noi ne vedremo dal nostro punto di vista alcune. E quindi anche il sistema di fognature non è più solo il sistema per prendere le acque e spostarle fuori dalla città, ma anche quello per esempio per riutilizzarle nel caso di scarsità di acqua o per mantenere localmente. Questo comporta un approccio un minimo diverso rispetto alle problematiche che si affrontavano in passato. Non è probabilmente necessario o non è l'unico obiettivo quello di portare via l'acqua dalla città. Certamente dobbiamo evitare situazioni che arrecano danno all'economia e alle persone, ma dobbiamo avere a mente un insieme di elementi più complessi. Questi elementi sono normati in maniera generale dalla direttiva acqua del 2000, direttiva europea, che lo Stato italiano ha assunto come proprio e le regioni e le province autonome pure. Attorno a questa direttiva quadro generale ce ne sono varie altre che sono legate al trattamento delle acque reflue, waste waters, attenzione alle groundwater, alle acque sotterranee e un'attenzione naturalmente alla produzione delle piene Flood Directive 2006-60 della Comunità Europea, che sono propriamente inerenti anche alle attività urbane e per esempio alla progettazione delle fognature bianche. Poi ci sono altre varie direttive che ho elencato qua, in qualche modo sono contribuiscono al quadro generale, tra cui anche una che ho chiamato che è l'Inspire Directive, che è quella che stabilisce di come devono venire prodotti i dati che si riferiscono all'ambiente, che poi servono per produrre quelle azioni opportune sul territorio che le altre direttive mirano ad ottenere. Le applicazioni delle direttive le sto nominando perché le direttive sono 2060-2006-60. Vi è stato un primo giro di applicazioni di queste direttive. Queste direttive sono molto stringenti, domandano molte cose, sono state applicate in primis alle grandi aste pluviali. Dove grandi aste pluviali significa l'asta del Danubio, nel nostro piccolo l'asta del fiume Ange. Tuttavia la direttiva non si riferisce necessariamente a queste dimensioni, ma si riferisce anche a dimensioni più piccole e è abbastanza scontato che nei prossimi anni la direttiva arrivi a definire anche delle buone pratiche nell'ambito dell'ambito urbano e per esempio anche della costruzione delle fognature pluviali. In parte queste buone pratiche sono in sostanza già in uso laddove ci sono e poi ve le vado ad elencare. Quindi questo è il quadro complessivo in cui ci troviamo ad operare ora.